soprattutto i medici che hanno a che fare con i minori, voglio dire, vengano sottoposti a controlli piuttosto rigidi per quanto riguarda questo tipo di patologie e anche la trasmissione di questo tipo di patologie, evidentemente, e come prima detto, ai minori. Quindi la prima sollecitiamo la risposta del Ministero della Sanità, innanzitutto rispetto, lo rinnovo, alla profilassi e anche rispetto alle notizie che di fatto ci sono anche in quei territori, ovvero senza voler fare un certo tipo di ragionamento, notiamo che in provincia di Trieste e comunque in Friuli Venezia Giulia ci sono centinaia, se non migliaia, di ingressi anche di cosiddetti richiedenti asilo e vorremmo capire qual è la profilassi esattamente, qual è la profilassi che viene loro eseguita, poiché evidentemente c'è stato qualche problema. E lo stesso problema viene evidenziato in una notizia di circa 48 ore fa, quando, e vado a citare il giornale locale, c'è un bambino che di fatto tra questi 3.500 è stato contagiato. Quindi sollecitiamo in modo forte l'interrogazione presentata da me e dalla collega Savino il 29 di settembre scorso. Grazie. Grazie a lei. Do quindi lettura dell'ordine del giorno della seduta di mercoledì 12 ottobre 2016, ore 9, comunicazione del Presidente del Consiglio dei Ministri in vista del Consiglio europeo del 20 e 21 ottobre 2016, ore 15, svolgimento di interrogazione e risposta immediata, ore 17, esame della nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2016. La seduta è tolta.